San Donato di Fiesole. Irlandese di nobile famiglia cristiana, giovanissimo abbandonò casa e patria per recarsi in pellegrinaggio a Roma. Durante il viaggio di ritorno fece tappa casualmente nella cittadina toscana di Fiesole. Giunto in città mentre veniva scelto il nuovo vescovo, venne eletto dalla gente comune, mossa da divina ispirazione. Vescovo per 47 anni, riorganizzò e valorizzò la diocesi di Fiesole, che attrezzò per accogliere i pellegrini. È ricordato come letterato e poeta, maestro di scuola e fondatore di istituti scolastici. Morì intorno all'876, fu sepolto nella cattedrale e le sue spoglie furono tumulate in una cappella a lui dedicata.